Il film inizia nel 1943, quando un convoglio di veicoli tedeschi, tra cui diversi camion, si muove attraverso l'idilliaca campagna francese. Il convoglio raggiunge presto un campo di prigionia appena costruito e un'intera schiera di soldati alleati catturati scende dai camion. A questo punto della guerra i tedeschi hanno speso enormi risorse per ricatturare i prigionieri di guerra alleati, o POW. Hanno radunato un gruppo di prigionieri di guerra nemici che sono ripetutamente fuggiti dai campi in tutta la Germania nazista. Ora hanno deciso di metterli in un nuovo campo di prigionia di massima sicurezza qui in Francia. Questo gruppo include soldati per lo più dell'esercito britannico, alcuni canadesi, pochi scozzesi e 3 americani. Qui è presente anche un folto gruppo di soldati russi. Dopo un po', il responsabile di questo campo, il colonnello della Luftwaffe von Luger, chiama l'ufficiale britannico più anziano, il capitano Ramsey, per una chiacchierata. Von Luger ha una pila di fascicoli con i dettagli dei prigionieri di guerra che hanno tentato di fuggire ben 16 volte, ma afferma con audacia che non ci saranno fughe dal suo campo. Non solo questo posto è altamente sorvegliato, ma i tedeschi hanno anche escogitato tattiche piuttosto insolite per impedire a chiunque di scappare via. Ai soldati catturati è consentito indossare le loro uniformi con dignità e saranno tenuti in capanne comode in piccoli gruppi. Von Luger sottolinea anche le varie caratteristiche ricreative del nuovo campo, come una biblioteca, un campo sportivo e dei giardini. Spera che Ramsey collabori, in modo che entrambe le parti possano trascorrere la brutale guerra nel massimo comfort possibile. Quest'ultimo, tuttavia, afferma che è dovere di un soldato cercare di scappare e creare problemi al nemico. Fuori, i soldati alleati catturati hanno già iniziato a tenere d'occhio le recinzioni della prigione per cercare modi per fuggire. Alcuni cercano persino di mettere alla prova la sicurezza del campo inscenando una finta lotta. 2 soldati alleati si scontrano a pugni, costringendo le guardie carcerarie a separarli. Approfittando di questa distrazione, l'ufficiale di volo australiano Sedgwick e il pilota polacco Danny si mescolano al gruppo russo. Allo stesso modo, l'aviatore scozzese Archibald Ives sale sui camion tedeschi che trasportano la spazzatura fuori dal campo. Dopo che la finta rissa è stata risolta, i nazisti iniziano a spostare i prigionieri di guerra russi in un luogo separato. Sedgwick e Danny, che ora indossano cappotti russi, stanno anche loro lasciando questo campo. Vengono però rapidamente notati da Von Luger, che sembra conoscere di persona ogni singolo soldato alleato. Il colonnello tedesco trova anche Ives nascosto in un camion della spazzatura. Tutti loro vengono rimandati indietro senza ulteriori punizioni, perché Von Luger è ansioso di mantenere la pace nel campo. Dall'altra parte, il capitano americano Virgil Hills ha notato un difetto nella progettazione del campo. C'è un punto cieco tra le 2 torri di guardia che sorvegliano la recinzione che separa il campo da una foresta vicina. Hills ha una palla da baseball con sé e la lancia verso il punto cieco. Cammina poi casualmente oltre un filo di confine e verso il punto in cui si trova la palla. Con sua grande gioia, le guardie tedesche nelle 2 torri di guardia non lo notano. Ciò dimostra la sua teoria, e lui ha pienamente intenzione di sfruttare questa debolezza. Tuttavia, Hills impara una dura lezione quando una guardia tedesca si precipita verso di lui. Von Luger lo segue presto e dice a tutti la regola più importante del campo. Il filo che Wilt aveva attraversato mentre si dirigeva verso la recinzione è chiamato il filo della morte. Chiunque lo attraversi verrà immediatamente ucciso a colpi di arma da fuoco, senza fare domande. Nonostante questo, poiché questo è il primo giorno, Wilt e Ives vengono mandati nella gattabuia, delle celle di isolamento progettate per abbattere i soldati testardi. In seguito, Hills e Ives vengono messi in celle di isolamento adiacenti per una settimana, ma quando le guardie naziste se ne vanno, iniziano a conversare tra loro. L'americano aveva notato che il terreno vicino alla recinzione era più cedevole di quello vicino al loro accampamento. Ciò significa che se riuscissero a raggiungere l'area esterna, si potrebbe scavare un tunnel sotto la recinzione e lontano dall'accampamento. Ives, che è uno specialista nello scavo di tunnel, accetta di unirsi a Hills in questo piano di fuga. Nel frattempo, 2 agenti della Gestapo e un tenente delle SS portano al campo il capo squadrone della Royal Air Force britannica, Roger Bartlett. Noto come il Big X, Bartlett è stato il capobanda di diversi tentativi di fuga in passato. Poco dopo incontra il suo superiore, il capitano Ramsey, nella sua capanna. Bartlett si rende conto che diversi soldati che avevano lavorato sotto di lui in passato sono rinchiusi nel campo. Infatti, è rinchiuso con quasi tutti gli artisti della fuga in Germania. Così, viene organizzato un incontro dei soldati alleati nella sala ricreativa del campo. Bartlett racconta poi a tutti il suo piano audace, la più grande fuga mai tentata, con tunnel per far evadere 250 prigionieri. Vuole che i tedeschi sprechino quante più truppe e risorse possibili alla ricerca dei fuggitivi, piuttosto che le usino in prima linea. Per questo, scaveranno non uno, ma 3 tunnel,
chiamati Tom, Dick e Harry. Scaveranno una buca di 30 piedi sotto le baracche numerate 104, 105 e la sala ricreativa. Poi, da lì, inizieranno a scavare tunnel orizzontali fino all'uscita dal campo e nella foresta circostante. Se viene scoperto un tunnel, gli altri saranno ancora lì per mantenere in vita il progetto. In seguito, i prigionieri di guerra si organizzano in squadre. Il tenente di volo Handley è lo scroccone, colui che troverà i materiali necessari. L'ufficiale di volo australiano Sedgwick, il produttore, realizzerà utensili come picconi per scavare e soffietti per pompare aria nei tunnel. I tenenti di volo Danny e Willy sono i re dei tunnel, incaricati dello scavo. Nel frattempo, il comandante Eric della Royal Navy escogita un metodo per spargere il terreno dai tunnel sopra il campo, sotto il naso delle guardie. Il tenente di volo Griffith funge da sarto, creando abiti civili da tessuti recuperati. La contraffazione è gestita dal tenente di volo Blyde, che è diventato quasi cieco a causa della progressiva miopia causata dal lavoro intricato alla luce delle candele. Fortunatamente, il suo caro amico Handley si assume la responsabilità di essere la guida di Bly nella fuga. I prigionieri iniziano quindi a lavorare su tre tunnel contemporaneamente. Escogitano anche modi segreti per segnalare quando le guardie tedesche sono nei paraggi. Più tardi quella settimana, il capitano Virgil Hills, ora soprannominato il re della Gattabuia, e Archibald Ives, escono dall'isolamento. Hanno ideato un piano di fuga attraverso un breve tunnel nel punto cieco proprio vicino al bordo del campo. Il capitano Ramsey, che è a conoscenza del loro piano, organizza un incontro tra i due e Bartlett. Quest'ultimo è preoccupato che i piani di fuga di Hills e Ives possano mettere in allerta le guardie tedesche. Ciò non farà che aumentare i problemi per il progetto di scavo del tunnel che è attualmente in pieno svolgimento. Nonostante questo, Hills si rifiuta di fare marcia indietro, sottolineando che il suo piano è efficace e rapido. Ives dice anche di essere un prigioniero di guerra da quasi 3 anni. Ora è così stufo di essere rinchiuso che è pronto a saltare il filo se ciò significa riprendere la sua libertà. È ovvio che il soldato scozzese è vicino al suo punto di rottura mentale. Considerando tutti i pro e i contro, Bartlett consente a Hills di andare avanti con il suo piano quella stessa notte. Sfortunatamente, Hills e Ives vengono catturati e sono prontamente riportati alla Gattabuia per ben 20 giorni. L'americano sembra stare bene, ma Ives sta lentamente iniziando a perdere la sua compostezza mentale. Dall'altra parte, anche l'altro progetto di fuga si imbatte in un grosso problema. Stanno scavando 3 enormi tunnel proprio sotto l'accampamento. Tutto il terreno, la ghiaia e la polvere dei tunnel si stanno accumulando senza alcun posto dove gettarli. Il terreno dei tunnel è anche scuro a causa dell'umidità, che è in contrasto con il terreno secco e grigiastro del terreno esterno. Se buttano via la terra, le guardie tedesche noteranno subito che qualcosa non va. Fortunatamente, Eric escogita un piano geniale per sbarazzarsi del terreno scuro. Costruisce un marchingegno con tasche profonde in cui nascondere la terra del tunnel. I soldati indosseranno questo marchingegno sotto i pantaloni e poi usciranno fuori e faranno cadere lentamente il terreno. Altri soldati, fingendo di essere impegnati nel giardinaggio, rastrelleranno il terreno più scuro con quello più asciutto esterno. Il giorno seguente, i soldati alleati iniziano a mettere in atto questo piano e sono felici di vedere che funziona a meraviglia. Von Luger, tuttavia, è sospettoso quando vede diversi soldati britannici improvvisamente interessati al giardinaggio. Ispeziona l'area del giardino e scava casualmente la terra con gli stivali, ma i soldati alleati hanno già rastrellato il terreno più scuro e umido con quello del campo, e Von Luger non trova nulla. Con il passare dei giorni, il piano di fuga procede a pieno ritmo. I soldati alleati lavorano per realizzare un condotto dell'aria che li aiuterà a respirare mentre sono nel tunnel. Nascondono il suono del loro lavoro sul metallo con un coro di canti attentamente coordinati. Dall'altra parte, Handley, il responsabile della ricerca dei materiali necessari con le buone o con le cattive, cerca di fare amicizia con una guardia tedesca di nome Werner. Offre una sigaretta al soldato nazista e attacca bottone. Si scopre che Werner in realtà non è molto amante del duro lavoro e della disciplina brutale nell'esercito tedesco. Handley lo attira mostrandogli cioccolato, burro e altri cibi che sarebbero considerati un lusso in condizioni così difficili. Mentre la guardia è distratta, Handley gli ruba la borsa che contiene un tesserino di guardia del campo, biglietti del treno locale e molti altri documenti importanti. Questi saranno ora utilizzati per falsificare documenti in modo che i soldati alleati possano apparire come cittadini tedeschi una volta fuggiti dal campo. Dopo alcune settimane, Ives e Hilt vengono rilasciati dal frigo. Quest'ultimo viene immediatamente chiamato da Bartlett per un incontro importante, dove i due uomini hanno una conversazione intensa. Hilt rivela che ha ancora intenzione di andare avanti con il suo piano di fuga.
Pensa che avere una squadra più piccola di due uomini assicuri il successo della fuga più di avere una squadra numerosa, motivo per cui vuole lavorare da solo. Bartlett però sottolinea gli ostacoli, incluso il fatto che Ives è vicino a un crollo mentale. Accetta comunque di supportare il piano di Ives in modo che possa fuggire anche lui dal campo. Mentre continuano a parlare, Bartlett chiede a Ives di usare il suo prossimo tentativo come un'opportunità per una ricognizione dell'area circostante il campo. Ives rifiuta questa richiesta, ma accetta di aiutare i prigionieri a ottenere qualsiasi materiale di cui abbiano bisogno per i tunnel. Nel frattempo, Werner si rende finalmente conto di aver perso il portafoglio da qualche parte nel campo. Se i suoi superiori scoprissero questa disattenzione, lo manderebbero via a combattere sul fronte russo. Handley rivela subito di avere il portafoglio e inizia a ricattare la guardia per ottenere altri oggetti per la fuga. Quella sera, Bartlett ordina di chiudere Dick e Harry, poiché Tom è il più vicino al completamento. Pochi giorni dopo, arriva il 4 luglio, e i soldati americani organizzano una festa. Preparano il moonshine di patate con un alambicco fatto in casa e festeggiano il giorno dell'indipendenza con tutto il campo. Mentre i prigionieri di guerra si divertono all'aperto, Von Luger fa un controllo a sorpresa delle baracche. Scopre accidentalmente Tom quando una delle guardie tedesche vede che le piastrelle sotto uno scaldabagno sono completamente nuove. Questo sconvolge Ives a tal punto che perde la pazienza. Cammina intontito verso il filo spinato che circonda il campo e lo scala sotto gli occhi delle guardie. Ives corre per fermarlo, ma è troppo tardi e Ives viene ucciso a colpi di arma da fuoco vicino alla cima della recinzione. Dopo l'incidente straziante, i prigionieri alleati spostano i loro sforzi su Harry. Anche Ives accetta la proposta precedente di Bartlett ed esce dal campo solo per essere ricatturato. Grazie a questo, riesce a riportare dati precisi sulle aree circostanti. Queste informazioni vengono poi utilizzate per creare mappe per guidare i fuggitivi. Lentamente ma inesorabilmente, l'ultima parte del tunnel viene completata e presto arriva la notte della fuga. I prigionieri si vestono con abiti in stile tedesco, prendono le loro carte d'identità false e scivolano nel tunnel a coppie. Sfortunatamente, la fine del tunnel si rivela essere a 20 piedi dalla foresta circostante. Sapendo che non ci sono altre opzioni, Bartlett ordina che la fuga proceda. Ilt, che è stato il primo uomo a uscire dal tunnel, improvvisa un sistema di segnalazione usando una corda per consentire loro di uscire. Segnala quando le guardie tedesche di pattuglia non stanno guardando, consentendo agli altri di sgattaiolare dall'apertura del tunnel verso la foresta. Nel frattempo, Danny, che ha trascorso gran parte del suo tempo nel tunnel ed è sopravvissuto a stento a diversi crolli, inizia a soffrire di claustrofobia all'ultimo minuto. Si rifiuta quasi di andarci, ma viene aiutato dal suo compagno di scavo Willy. Uno alla volta, 76 prigionieri, tra cui l'uomo principale, il capitano Bartlett, riescono a fuggire grazie all'ingegnosa idea di Ilt. Il loro piano viene aiutato quando le forze alleate lanciano un raid aereo improvvisato in una città vicina. Tuttavia, un soldato britannico di nome Griffith esce impazientemente dal tunnel e viene colto in flagrante dalle guardie. Si scatena l'inferno, e coloro che riescono a scappare scappano nella foresta, mentre altri vengono catturati. Dopo la fuga mal riuscita, diversi prigionieri di guerra tentano di raggiungere nazioni neutrali come Svizzera, Svezia o Spagna. Handley e Blythe rubano un aereo per sorvolare il confine svizzero, ma il motore si rompe e sono costretti a un atterraggio di fortuna. Sfortunatamente per loro, i soldati nazisti giungono sul posto poco dopo e sparano a Blythe. Handley è così profondamente colpito dalla morte del suo amico che si arrende invece di scappare. Dall'altra parte, il capitano Bartlett viene identificato in una stazione ferroviaria affollata dall'agente della Gestapo Kun. Eric, che è anche lui presente lì, decide di sacrificarsi per salvare il suo ufficiale superiore. Afferra la pistola di Kun e spara all'agente tedesco, ma viene ucciso anche lui nel fuoco di risposta. La confusione che ne deriva consente a Bartlett di allontanarsi dalla stazione. Sfortunatamente, anche lui viene riconosciuto e arrestato dal tenente delle SS Steinach. Altrove, Ilse ruba una motocicletta tedesca e viene inseguito dai soldati nazisti. L'americano in qualche modo riesce ad arrivare al confine tra Germania e Svizzera, per poi dirigersi verso la zona neutrale. Purtroppo, rimane impigliato nel filo spinato e alla fine viene catturato. In pochi giorni, quasi tutti i soldati fuggiti vengono ricatturati o uccisi nel processo. Tre camion carichi di prigionieri di guerra ricatturati vengono condotti lungo una strada di campagna e divisi in tre direzioni. Un camion, contenente soldati britannici, tra cui il capitano Bartlett, si ferma in un campo e ai prigionieri di guerra viene detto di andare e sgranchire le gambe. Vengono poi uccisi a colpi di arma da fuoco con la scusa che stavano cercando di scappare. In totale, 50 fuggitivi vengono assassinati, mentre Handley e altri 10 vengono riportati al campo.
Von Luger viene sollevato dal comando del campo dal tenente delle SS Steinach per non essere riuscito a impedire il tentativo di fuga. Solo 3 prigionieri di guerra riescono a mettersi in salvo, tra cui Danny e Willy che rubano una barca a remi e procedono lungo il fiume fino alla costa baltica. Lì, si intrufolano a bordo di una nave mercantile svedese. Altrove, Sedgwick, che è fuggito su una bicicletta rubata, viene guidato da 2 soldati della resistenza francese in Spagna. Il film finisce con Ilse che viene riportato al campo da solo ammanettato, per poi essere riportato alla gattabuia. La guardia lo chiude a chiave nella sua cella e se ne va, ma si ferma momentaneamente quando sente il suono familiare di Ilse che fa rimbalzare la sua palla da baseball contro il muro della cella. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!